Hola Luciadores, ed evitabili ovetti d'uvata ripieni d'uvetta, ben ritrovati dal vostro... Sì, lo so, è una cosa senza senso, ma vorrei vedere chi non eviterebbe ovetti d'uvata ripieni d'uvetta. Ben ritrovati dal vostro Silver e dal dubbiosissimo Silverius, che non se la sente proprio di andare avanti a sentire le mie minchiate e si sdraia sulle scale, che è il posto più comodo del mondo. Vi ricordo che fa molto bene alla schiena, altrui soprattutto. Allora, come sapete, i più attenti di voi soprattutto... È nostra intenzione andare a rintuzzar di gioia e andare a raccattare oggetti che abbiamo lasciato. Non ce ne sono stato io. Che abbiamo lasciato inesplorati nella prima run. Allora. Aia, dolore nocumento. Però se si ruzzola. Va tutto bene. Allora, c'è della missilanza. Ok. Il muro lo vedete lì sopra la mia testa. C'è una costruzione di mattoni messa lì in bella mostra a dare il meglio di sé. E questo è il modo migliore per scassarla. Lì si trova il famoso anello che avevamo tralasciato nella prima run. Come sapete, all'inizio di questa seconda run abbiamo raccattato subito, immediatamente, il medesimo anello in versione più 1, quindi era relativo. Mi serviva mostrarvi il cadavere su cui si trovava effettivamente l'anello. Fossi stato un filino meno daltonico e un attimino più attento, probabilmente avrei avuto modo di trovarlo già di mio. Ecco, ce la posso fare. Avevo karma per piacere perché... Grazie. Vorrei solo coprirmi un attimo la traiettoria sbaffosa. Grazie. Allora, io non vorrei approfittare della sua gentilezza. Ancora devo capire cos'è che articola il lancio. È una cosa che mi affascina, perché non troviamo nessuna creatura effettiva là sopra che provveda a lanciare roba. Vabbè. Ok. Allora, io non mi ricordo da che parte si andava. Che da una parte c'era un tizio, dall'altra no. Quindi presumo che il tizio fosse da questa. Il tizio era uno stregone piromantoso. No, è una lucertolina di scazzacristallo. Scazza cristallo, ciapali, voilà. Una gemma del caos. Mi sa che l'ho detta anche l'altra volta, esattamente così. L'istinto è una brutta bestia. Or quindi, mi sono perso qualcosa? Perché non c'è tizio? Ero sicurissimo vi fosse un tizio. Signor un tizio? Ah, eccola. Salve signor Untizio! Bellissimo che lei ci sembra tanto terribile qui, ma poi sarà anche peggio. Perché la troveremo a mazzi. Ovviamente lei è resistente al fuoco. E diciamo che i pugnetti sono la peggior cosa da andare a esibire in codesto luogo. Ma sta facendo il piccione lei? Il noto piccione sminchiatore, fra l'altro. Io poi mi ricordo fino a un certo punto, eh. Ah, ma aspetta. Allora ve lo confermo, ragazzuoli, ve lo confermo avidamente. Non vale quasi neanche la pena. Praticamente fare il giro dalla pozza serve ad aiutarsi un po' la vita qualora in pratica... si può praticamente esplorare tutta questa zona senza bisogno di passare da qui, dal buco dell'arpione. È molto più facile arrivare dall'altra direzione, in poche parole. È solo che se si arriva da qua si può liberare la zona nel modo più corretto prima di agire effettivamente come si vorrebbe.
Sono due linee di pensiero. Si può tranquillamente disattivare l'arpione, non è prettamente necessario. In pratica si libera quella stanza in cui poi si cade qualora si sbagli il salto. Fra l'altro adesso mi sovviene che effettivamente una cosa ancora l'abbiamo lasciata non fatta nella prima run. Quel salto vicino al falò, faccio prima a farvelo vedere fra poco, magari ci arriveremo già in questo video, se no nel prossimo. E se riuscirò a fare tutta questa zona senza morire, credo che ci tenterò di farlo quel salto per vedere che cazzarola di oggetto ci siamo perduti. Allora, stando alla teoria, questi cosi, ok, continuano a non muoversi, perfetto. Io gradirei fossero tanto cortesi da continuare a non muoversi, perché sono grossi, sono come gli altri piccioni ma più grossi. Mi sembra di averli, i plausibili mi sembra di averli menati tutti, forse anche alla prima arancia avevo provato e non avevo trovato soddisfazione a questa cosa. Allora, ce la possiamo tranquillamente fare. Dunque, qui in questa stanza non solo c'era solo il falò e nient'altro, se non sbaglio, ma quando... Ah no. Mi stai dicendo che... Me lo stai proprio dicendo. Guardate che shortcut mostruosa. Logicamente a te non ti faremo una minchia. Mamma mia, cosa mi è venuto in mente a me? Vediamo se... Guarda te, se uno deve arrivare a combattere mostri di fuoco coi pugni di fuoco. E voi direte, cambia arma. Sì, in effetti potrebbe essere anche il luogo dove testare la benedetta Eleonora. Vediamo se l'ho equipaggiata. No, questione che mi fa sforare. Vabbè, il problema poi non è la povera Eleonora, ma nonostante abbiamo il carico equipaggiabile bello alto. Ah, aspetta un po', ma porca miseria. Allora, oddio, non è che cambi di molto. Ma vaffanculo. Quanti ce n'è di sti cosi? Che schifo di rumore è. Ma vabbè, ma mollami. Buona. Allora, certo. Io volevo fare questo e poi questo. No, non funziona, non funzionerà mai. Benissimo, benissimo. Praticamente stavo dicendo che questo era solo una scheggia di Estus. Tutto sto casino per una banalissima scheggia di Estus. Vaffanculizzati. Ok, vaffanculizzati. E adesso proviamo a vedere l'effetto effettivo della Shura Eleanor. Niente, è buona come arma, ma... Scusate, ma... Ok. Ah, ok. Ridà un po' di vita. Perfetto. Però consuma un botto di... Inutilmente, per di più. Vabbè, ci siamo cavati un dubbio. Non un dubbio molto interessante. Però era un oggetto che avevamo tralasciato, quindi era giusto andare a scoprire a cosa fosse legato. Io adesso non mi ricordo assolutamente. Ah, ok, siamo cavati nuovamente un dubbio. Allora, siccome vale la stessa regola di sempre, noi non abbiamo di nuovo un effettivo bisogno di fare tutto. È una figata spaziale sta cosa. Doppio shortcut coi controfiocchi. Vabbè, io per vezzo, già che siamo da queste parti,
Bellissimo che lui l'aggro lo prenda solo a un certo punto in cui... Ah, ecco, fra l'altro, il magico potere di Eleonora, che sicuramente è ottimo se combinato con l'anello dell'occhio malvagio. Infatti ora rimetteremo tranquillamente i nostri pugni. Il magico potere di Eleonora ciuccia Estus a sufficienza per renderlo pressoché inutile per quello che si potrebbe paventare. Però lo mantiene comunque un gingillo abbastanza divertente. La terremo d'occhio come arma. Devo fare il demone di fuoco qui. L'antico demone. Siamo seri, vero? L'antico demone a pugni. A pugni de fuoco. Non ho paura di niente. Tranne dei tegolini. No, e via, 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 via. E delle arachidi flambese sono le mie, le arachidi. In effetti potrei anche mollare un secondo questa... Porca Eva! Uno pensa di stare al sicuro, poi si dimentica che questi cosi sono anche fottutamente veloci. Guardalo! Aveva preventivato che sarei andato di là o voleva solo fare il furbo? Però stranamente lui al fuoco è abbastanza meno resistente degli altri. Curiosa sta cosa. Stavo dicendo che ho due anelli che mi riparano dal fuoco e sto a fare il pirla con altre cose. Frammento di titanite e frammento di titanite. Questo perché probabilmente avevo equipaggiato giusto appunto l'anello del serpente. Ok, ho imparato ad odiarvi allo Stisalith, figuratevi qua. Allora, ciao. Voilà. Tu, demone caprino, devi essere veramente una favola con la Bresaola. Questa la capiranno i valtellinesi. E praticamente questo luogo, nel suo piccolo, per quanto immenso e colmo di segreti possa sembrare, in realtà non è poi così vasto. Ok. Faccia come se non mi avesse visto. So che sei una bruttissima idea, ma io ho la vita piena di bruttissime idee. Orca pupazza ladra schifa. Non mi è chiaro quello che è succeduto, ma va bene così, va bene così. Io non mi offendo, non mi offendo, mi limito a menartela. Non me la menare, non capisco cosa vuoi. Un'arma fighissima che non ho ancora usato, logicamente, e che, di cui ne abbiamo già due, perché qua c'eravamo già arrivati anche nella primissima run. Fra l'altro non sono abbastanza, cioè sono abbastanza sicuro che in questa stanza ci si potesse arrivare anche in un altro modo, da un buco nel soffitto, e mi sbaglio alla grande. Perfetto, allora ho avuto sempre paura di cascare in questa stanza e poi ciccia. Bene, bello vedere che vegliava su un cadavere. È un po' stramba come cosa, nel senso che stai vegliando su un cadavere che detiene una spada del cavaliere nero e sei un cavaliere nero e non meni il tizio che c'è lì fino a che non arriva qualcuno. Finché non vi vede nessuno, amici, poi ne conosco di gente che faceva così. Però vediamo se fighissimamente le possiamo già usare le armi dei cavalieri neri. Eh no, ecco perché non l'avevo usata. 36, minchia, spiega abbastanza. La spada invece del cavaliere nero, questo è lo spadone. Bello essere orbi come delle cutrettole. Volevo vedere, perché non mi ricordo, se la descrizione... Allora, spadone dei cavalieri neri che vagano per il mondo pensato per la lotta contro i demoni del caos. I cavalieri neri affrontavano solitamente avversari di dimensioni enormi. L'abilità speciale di quest'arma riduce notevolmente l'equilibrio del nemico. E terremo presente questa cosa, poi vi spiego come. Allora, esatto. Tutte le armi riducono notevolmente l'equilibrio dei nemici.
Quindi questo è un chiarissimo indizio alla Souls, che come sappiamo i Souls ci spiegano sempre come fare le cose, sul giusto appunto sul da farsi per combattere poi quello che sarà il boss di zona. Logicamente noi non useremo altre armi all'infuori di pugni e di Eleonora, come vi ho detto, tranne appunto la spada delle tempeste nelle due occasioni in cui sarà utile farlo, ma non per una questione proprio di dare una storia al nostro personaggio, è che ho fatto questa scelta stupida e la portiamo fino in fondo. Allora, se non ricordo male, il muro invisibile era questo. Perfetto, questo luogo è pieno di muri invisibili, lo adoro. Ok, e il muro invisibile portava alla piscinotta e al tomo della piromanzia di Quelana, soprattutto portava alla piscinotta con gli oggetti. Ora, se non ricordo male, gli oggetti qui erano due o tre, esatto, non mi pare di intravedere, salvo che sia nascosto, altra roba. Quindi direi che in questa piscina non ci sono anelli extra perché noi siamo alla caccia di quelli, dopo tutto. Tizio là non abbiamo neanche bisogno di scatafotterlo, anche se in realtà potremmo... aspetta un attimo, no cazzarola, qua vi consiglio, se non avete visto la prima run del Silver, vi consiglio amorevolmente di non buttarvi in quel buco con quella di arrivare sulla testa dei topolini e spaccargli le chiappette, perché vi fanno una mucchiata che ve la ricordate per un po', ve lo garantisco. Allora, topa, parliamone. Signora la topa, venga, venga, su, non faccia la timidona, le manca un pezzo di faccia, ma è pur sempre una cucciolona, su. Ok, or dunque, perché siamo andati qui? Perché comunque qui si cela lo stesso questo scrigno bauloso che nasconde comunque questi frammenti di titanite, e per chi non avesse visto appunto la run precedente, qui c'è il bastone di Izalith, che è un ottimo catalizzatore. Noi stiamo usando tutt'altro, quindi non ci interessa. Attiriamo i tuoi pasti, perché non so se stavano guardando qualcosa di interessante. Credo Barbara d'Urso, ma non ci giurerei. Interessante per i topi, Cioè, era relativamente interessante. Una bella cucciolata. Voi immaginatevi buttarsi sui topini per scoprire che erano 6 o 7 e poi beccarsi mamma topa che ti spiega poi la storia della rava e della fava. Non è una buona idea, non è per niente una buona idea. Allora, adesso dobbiamo innanzitutto andare a scatafottere rane sminchio. Tu pallocchio, ok, 3 colpetti di pugni sono un prezzo accettabilissimo per lo scatafottimento dei pallocchi. Vi ricordo di prestare molta attenzione a questa stanza, non escludo che ci morirò perché è una stanza veramente molto molto pericolosa, specie quando attaccano in velocità, e io non ho equipaggiato nessuna arma da lancio e neanche cose tipo cucchiai, mestoli, le famose armi d'arancio. Ecco, rimpiango un pochino, se devo essere sincero, il mestolo. Il mestolo era la figata dei suoi... che culo! Io lo so che tante volte sono eccessivo in termini di cautela, ma vi spiego poi con calma il perché. Vi ricordo che qua la maledizione uccide abbastanza istantaneamente. Anzi, ci abbiamo. Ci abbiamo Usimmolo. Usimmolo 1 e Usimmolo 2. Che comunque sia, loro sbuffano. Perché sono un po' degli sbuffoncelli, eh. Sono un po' degli sbuffoncelli. Tra l'altro, in effetti, l'anello
delle protezioni miste e variegate, potrei anche tenerlo sapidamente, che viene sempre buona. Ottimo, scaglia di titanite, cosa che ci serve tantissimo. Inoltre io vorrei tanto capire se poi Zogir qui adesso ci sarà ostile perché abbiamo ucciso la sua controparte. Ma la domanda è, se io adesso lo muoro non posso evocarlo? Insomma, mi sono andato a creare dei problemi. Sono andato a infilarmi in un tugurio da cui uscivano delle uova. Stai cercando di dirmi questo? Basta. 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 Perché tutta questa insana violenza? Io dopo tutto sono arrivato qui con intenti amichevoli nei tuoi confronti. Al massimo ti avrei fatto così, nulla più. E speravo tu cadessi giù. Così. Ora, Zogir. Non lo vedo. Non lo vedo né lo percepisco. Anche perché in teoria io là sotto non ci dovrei più andare. Abbiamo già ripulito dai suoi tesori la zona. Vedete, io non lo vedo. Non lo so se c'è, se non c'è. Sapete che mi levo il dubbio in un modo stupidamente divertente, perché se funziona può essere anche un'ottima tattica, eh? Sappiatelo anche voi per il futuro, logicamente. Dove sono i teschi esca? Dove sono? Molto più su, molto più su. Voleva volare l'Oselin della Comare. Usa. Ok, non c'è nessuno nascosto in posti. Va bene, meglio così. Molto, molto meglio così. Allora, logicamente adesso abbiamo ottenuto ottimi risultati. Quello che dovevamo raccattare l'abbiamo raccattato. Andiamo a vedere se riusciamo a interrompere il flusso di frecce missili. Con calma, tranquillo. Sembra le comiche qui. Non vi nascondo che persiste ancora di più la delusione da parte mia per il fatto di non aver avuto novità. Mi sarei divertito molto nel avere una ridisposizione dei mob o robe simili. Sono quelle cose che io personalmente adoro. Quindi sarebbe stato secondo me molto molto interessante. Ok. Gettini magari li recuperiamo. No, va bene, intanto questo lo possiamo prendere, dovremmo essere abbastanza al sicuro. Vabbè, l'inutilità fatta osso. Ora l'inutilità fatta osso. Allora, venghino, bravissimi. Ok, si faccia cortesemente menare senza opporre troppa resistenza, che abbiamo da fare. Grazie. Ok. Logicamente poi gran parte di quello che stiamo facendo adesso in una run rush è completamente inutile, perché vedete che in questa zona si può andare dal boss in 4-4-8, eh. Ok. Vabbè, venga anche lei, che così completiamo il circo. Bravissimo, lei ha sgommato, quindi lei sarà il mio preferito di per sempre, di per sempre. Avrei gradito molto, moltissimo se mi avesse droppato qualcosa, non l'ha fatto, ciccia. Allora, siccome sappiamo come va a finire poi con questi, dato che loro non sono di per sé pericolosi, ma sono palesemente una trappola, ok, fantastico, enormissima bottarella di culecchio. Dove cazzarola stai andando? Sono qui. Va bene che ti ho tirato una freccia nella testa che non hai, ma
scusa, eh. Non si offenda. Allora lei, giusto per pareggiare il magatello, una di dietro, una davanti, e poi siamo tutti più felici. Dai, 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 che ci sono i due tizi lì sopra. E dobbiamo far fuori anche loro. Fra l'altro adesso cambieremo di nuovo l'anello. Voilà. E metteremo questo. Perché i tizi qui sopra possono droppare gioiosamente catene vertebrali. Riuscissi a beccarti, amico mio. La seconda me è partita, eh. La prima l'ho tirata, la seconda me è partita. Perfetto. Anche loro presi uno alla volta sono molto molto meglio. Che stai menando co- I cosi lì, i pugnaletti sono micidiali, eh. Sono davvero micidiali. Sono potenti, interessanti anche quando li usiamo noi, non ce n'è di palle. Grazie, guardi. Veramente, scusi se la interrompo, ma avrei una riunione. Bello, double shot, fantastico. Double shot, double dead, double KO. Bene. Lo so, ho imbrogliato, fra virgolette. Ho imbrogliato perché mi sono teletrasportato direttamente qui. Quindi, voilà. Ciapa al ciupa. E mi sono abbreviato un pochino la strada. Anche perché ora sappiamo come fare per attraversare questa zona senza patire troppo, quindi perché no? Chi ce lo impedisce di far così? Grazie, grazie. Siete veramente dei sapidi amici. Quegli amici che tutti vorremmo avere, ma che nessuno chiama mai, e ci sarà un motivo. Topo. Ciao, topo topo. Te preferisco farti fuori, perché poi quando questi ti arrivano alle spalle è una mena pigliarla nel culacchio. Allora, tutto questo per andare a rispegnere la cosa, eh. Sempre perché volevo fare le cose un po' di fretta. Santa Maremma. Ok. Prima o poi, ve lo giuro, useremo anche queste anime. Le useremo tutte un giorno. Faremo un party di anime. Divideremo le anime in parti e ce le pupperemo tutte sapidamente. Quindi adesso mi devo anche rifare in teoria pure il sapido cavaliere annerito. Vabbè, salve. Allora, quindi tu mi insegni che se io prendo questa diagonale assurda così di ignoranza e coro e rane non me cacano. E alle volte basta poco, eh. Basta poco per esserci fottere la memoria. Allora, lei, signor Cavaliere Nero, abbiamo deciso di darci una calmata o no? Proprio lei non ne vuol sapere di calmarsi, eh. Caeva. Guardi, non ne abbia male. Lo so, lei è una bellissima persona. L'ho vista più volte fare beneficenza. Però dopo un po' scassa il cacchio. Il cacchio. Però lo vado a scassare a persone altrui, eh. Vado a scassare il cacchio a persone altrui. Chi bella gioia, una giornata e sole, una scalinata che neanche Gilligan. Aspetta un attimo, che io qua non ho provato a scalpurniare i sassi. Vabbè, non aveva il minimo senso, però tutto ciò che aveva la parvenza di una porta poteva essere menato. Allora, voi sapete che il Silver vi vuole bene. Quando ci sono le cose tediose, accelera i video. Stavolta no, non ho voglia di fare l'editing del video accelerato per 3 secondi. Potevo farlo, l'avrei dovuto fare già al primo passaggio. Ve la siete pupata tutta, vi pupate tutta la scala anche al secondo giro. Odiatevi, ma mandatevi minacce di morte. Tanto respawno, ci sono i falò. Lo so, mi accontento di poco. Non sono poi una così brutta persona, eh. Alle volte sono peggio. Però a sto punto stavo pensando, si fotta l'universo, io potrei fare una cosa come ho osato fare in passato,
Voi non lo sapete, ma io ho osato farla in passato questa cosa. E non pago di averla fatta una volta, ci proverò una seconda. Sarebbe stato più carino una sorta anche di devastazione ambientale, sarebbe stato un filino più credibile, però questo è quello che passa il convento. Allora, in effetti forse io avevo anche usato il mio potere di infermità mentale, però non sono poi così sicuro. Vediamo, se non mi hanno notato è andata di lusso. Mazza che culo! Mazza che culo! Ha funzionato. Con discrezione. Yeah! Stavo dicendo con discrezione, ma ha funzionato. Ecco, in questo momento vorrei tanto avere già l'anello del gatto. Che ricordiamoci è l'anello di Sirris che ci viene donato dalla signorina qualora noi completiamo la cosa. Perché vorrei averlo? Perché semplicemente saltare da qua è esattamente una pessima idea, perché ci si fa parecchio male e soprattutto ci sono ancora tutti i granchietti in giro là sotto, quindi non è una delle idee più splendide che vi possa venire, però sappiate che è un'ottima, ottima, ottima shortcut per ritornare giù. Voilà. Perfetto. Ora possiamo anche liberarci di questo anello. E visto che avremo a che fare con Horas, direi di rimettere nuovamente il protezione acciaio. Sto facendo più casino con gli anelli che non so chi. Tu, Horas il mulo. Lo so, lo so. Lucertolina, tu sta ferma lì che. Ecco, già il superarla è un'ottima idea. Perfetto. Vi ricordo che fra poco potremo. Fra poco, boh, mica tanto poco. Fra non molto potremo anche acquistarle le titaniti scintillanti. Quindi in teoria non è così indispensabile prendersela con le lucertoline. Ma dove cazzarola è andata? Ma che vaffa però, eh. Adoro i bug dei muri. Li adoro, sono fighissimi. Ciao Horas. Bella de zio. Mi dispiace se non possiamo prendere i drop finché lui è vivo. Bene. Intenzione di star lì ancora molto. Mazza quanta vita. Aia. La sua alabardina ci rompe la guardiella. Se noi riusciamo a evitare questo attacco è già tanta tanta robina bella. Ah! Vai, 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 vai! Stamina, stamina, stamina! Ma lui non osa nemmeno tentarci a. Aia, ok. Lui è un cavaliere molto più onorevole degli altri perché lui non si. Ciuccia Vestus. In realtà non le ha, le lasciava tutte a Henry perché le offriva da bere. Andato. Lo pensavo più ostico. Ho fatto forse più fatica nella run normale che ora. Curioso. Assolutamente curioso, ma va bene così. Ora possiamo prenderlo l'item, eh sì. No, ha proprio. Ma vaffanculizzati. Ha proprio appunto un'area di raccattamento veramente gestita malissimo. Va bene. Cercheremo di arrabbiarci, ma fino a un certo punto. Allora, voi sapete cosa vi aspetta, vero? Eh sì, perché adesso è il momento delle comiche, delle fantastiche comiche, quelle coi granchi. E
Ciccia, eh sì. Sai quando devi far cascare i ragni, i granchi nei buchi, ballando il boogie boogie col dito sulla testa? È quella roba lì, eh. Allora, per chi se la fosse persa, facciamo così, così poi ci salutiamo. Per chi se la fosse persa, la mitica tattica del Silver per avercela che con i granchi senza tribolar troppo è questa. Adesso ve la faccio vedere sapidamente. Allora, i granchi sono programmati per sapere che lì c'è il pavimento. Basta. I granchi si fanno così. Mi raccomando, i granchi cascano nel buco esattamente come noi, cascando prima sulla mensola e poi finendo nel corridoio. Il consiglio del Silver è che quando sono nella parte più alta non state intorno al buco perché ve meneno, ok? Ecco, poi non dite che non ve l'avevo detto e vi fate del male. Ok, Luciadores? Va bene, dai. Provvedo io a liberare il bacino d'utenza e poi andremo nel prossimo video insieme a raccattare i tesori del lago per vedere se c'è qualche novità. Ok? Ecco, manifestate la vostra felicità spolliciando, condividendo e lasciando tanti bei commentini al Silver che lo fate contento. Ciao a tutti ragazzuoli, alla prossima!